Ciao ragazze, allora era tantissimo tempo che volevo fare la review di questi due shampoo, che ormai è da un po' che provo e niente, riesco a trovare il tempo e la voglia di farla solo adesso. Anzi, in realtà l'avevo già fatta in passato, però siccome non mi piaceva l'avevo cancellata e poi non ho più avuto l'occasione di rifarla. Comunque, cercherò di essere breve. Questi due shampoo, come vedete, sono della Garnier Ultra Dolce e uno è l'ultimo che è uscito. Alla mandorla dolce fiori di loto e l'altro appunto è quello al cacao olio di cocco che ormai è uscito già da più di un annetto, sì, da più di un anno è uscito se non sbaglio. E posso fare un discorso abbastanza generale per entrambi. Posso dirvi subito che comunque entrambi mi sono piaciuti moltissimo e insomma non sono shampoo chissà che miracolosi, ovviamente. Sono i classici shampoo da drugstore da 2,5 euro, perché come sapete i prezzi comunque dell'ultra dolce sono economici, però per il prezzo che hanno comunque mi sono piaciuti, hanno una buona qualità e soprattutto anche per quanto riguarda gli inci, visto che ho cercato di guardare anche gli inci ovviamente prima di comprarli, sono abbastanza buoni, insomma, passabili secondo me. Allora, e vi dico subito che mi ero segnato su un foglietto. Lo shampoo ultra dolce al cacao e olio di cocco ha esattamente su 24 ingredienti 10 pallini verdi, 6 gialli, 4 rossi e 4 che non ho trovato. Non lo so se magari c'è qualche inci più aggiornato su internet, io l'avevo scritto ancora l'anno scorso, perché questo shampoo infatti è uscito lo scorso agosto e io l'avevo provato subito appena uscito perché comunque mi incuriosiva molto, mi ispirava un sacco il gusto e il profumo e appunto dopo aver visto che l'inci non era poi così male, l'avevo provato subito. Niente, l'altro shampoo invece è uscito che non sono moltissimi mesi, anche questo appena l'ho visto sugli scaffali l'ho comprato perché appunto dice che è al 97% biodegradabile, senza parabeni, coloranti, siliconi, effettivamente è vero, è una soluzione, cioè una soluzione, uno shampoo trasparente, senza coloranti e niente, mi ha colpito un po' questa cosa. Questa iniziativa del voler cercare di fare comunque shampoo sempre più vagamente simili a uno shampoo ecologico, biologico volevo dire, scusate. E niente, direi che questo tentativo, per quanto mi riguarda, è un buon tentativo, insomma, apprezzabile. Come inci, anche questo è decisamente passabile per quanto mi riguarda. Sono 16 ingredienti, 8 verdi, 5 gialli e 3 rossi, che non sono comunque all'inizio. E come vedete c'è scritto che è per tutta la famiglia, dolcisce, dona brillantezza rispetto ai capelli e al pianeta. Non sono shampoo per capelli particolari, nel senso che questo è per tutta la famiglia, l'altro comunque per capelli liscio da lisciare, non so se effettivamente abbia un potere lisciante visto che io comunque ho già i capelli lisci di mio. E comunque entrambi mi sono piaciuti molto anche per quanto riguarda la profumazione e entrambi li ricomprerei, anzi li ricomprerò. Di questo qua ho già è già boh, la terza o la quarta confezione che compro. Questa qua invece è la prima che sta finendo ormai. E niente, lasciano a me hanno lasciato perlomeno i capelli morbidi, molto morbidi, lisci, abbastanza disciplinati e districati, nonostante spesso e volentieri non usi il balsamo, soprattutto questo, me li ha districati abbastanza, se non ricordo male. E quindi niente, non mi sembra che ci sia altro da dire. E io per quanto mi riguarda comunque li promuovo e li consiglierei, se non altro da provare, anche perché appunto il prezzo si sa, è quello che è, quindi se
Sono dei buoni shampoo per il prezzo che hanno e anche Lynch diciamo che è un buon compromesso fra i soliti shampoo classici e insomma quelli totalmente verdi. Niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacio.